terra, la città turistica perfetta, con i suoi 3.000 anni di storia non ancora completamente scritta, come dimostra la recente scoperta di un enorme anfiteatro romano del primo secolo d.C. Adagiata maestosamente su un colle che domina la Val di Cecina, Volterra racchiude emozionanti testimonianze di indicibile bellezza, una vicino all'altra, e passeggiando per le strade avverti il senso della storia, dal misterioso popolo etrusco al Medioevo, passando per l'epoca romana. Città da sempre aperta all'accoglienza, che negli ultimi anni ha saputo rinnovarsi con strutture di qualità, dagli alberghi agli agriturismi, dai ristoranti ai numerosi negozi del centro. In posizione geografica strategica, Volterra è la base ideale per tutte le escursioni in Toscana. Varia l'offerta turistica, dagli alberghi agli agriturismi turistici. Vediamo cosa abbiamo scelto per voi. Il Podere San Lorenzo si trova nel cuore della Toscana, nella provincia di Pisa, a soli 2 chilometri da Volterra, città ricca di storia ed arte. Il complesso, sviluppatosi intorno alla chiesetta francescana del 1200, è stato completamente restaurato. Le camere e gli appartamenti hanno mantenuto la loro suggestiva architettura, garantendo al contempo un confortevole soggiorno ai nostri ospiti. L'antica cappella è adibita a sala in cui si svolgono le cene e i corsi di cucina. I prodotti dell'orto e del frutteto, insieme all'ottimo olio extravergine d'oliva degli oltre 1000 olivi che circondano il podere, sono gli ingredienti base dei nostri piatti tipici. È possibile seguire le fasi di raccolta e lavorazione delle nostre olive. Tra gli ulivi, in perfetta sintonia col paesaggio, è stata realizzata la piscina biologica ecosostenibile, alimentata da una sorgente con le piante acquatiche che garantiscono la purificazione dell'acqua. Soggiornando a Volterra vi può anche capitare di trovare tracce delle mura etrusche vicino alla vostra camera. Questo succede all'albergo Etruria che si trova nel centro di Volterra. Nel cuore della città antica, in un palazzo del Settecento, si trova l'albergo Etruria. Interamente rinnovato, conserva al suo interno anche antiche tracce del prestigioso passato etrusco. 21 camere, tutte arredate con stile, cura e attenzione per i dettagli, ciascuna con una propria personalità. L'albergo Etruria è un piccolo e grazioso bed and breakfast situato a 100 metri dal parcheggio e dalla stazione degli autobus che si affaccia sul corso principale della città. Un angolo incantevole è il giardino privato dotato di bar e con accesso diretto al parco Enrico Fiume. La vecchia lira, un self-service d'autore con tutti i piatti tipici locali di giorno e la sera ristorante a lume di candela.
con Marco Buselli, sindaco di Volterra. Signor Buselli, lei è sindaco di una città veramente meravigliosa, ma cosa può dire per invitare la gente a visitare appunto Volterra? Ci sono tanti motivi, ma credo che quello essenziale sia il fatto di trovarsi in una città che stupisce ogni volta che la si incontra, ogni volta che si può scoprire qualcosa di nuovo. Quindi è assolutamente impossibile vedere Volterra in uno, in due, in tre giorni. Quindi bisogna tornare. Ecco, a Volterra ci sono testimonianze importanti di ogni epoca, da 3.000 anni a questa parte. Per cui gli Etruschi, i Romani, il Medioevo. Qui siamo nel palazzo comunale più antico di Toscana, ma a pochi metri da qua c'è l'Arco Etrusco, uno dei due unici al mondo. Abbiamo il museo pubblico più antico d'Europa e tutta una serie di bellezze paesaggistiche che circondano la città. Siamo nell'antico laboratorio della ditta Rossi, fondata nel 1912 da mio nonno Camillo Rossi, e qui diamo l'opportunità di visitare alcune fasi di lavorazione, sia di carattere artistico-artigianale che al tornio. Abbiamo delle collezioni storiche, abbiamo oggetti del nuovo design e siamo ben lieti di ospitare gruppi, siano essi di studenti o di adulti. Giancarlo, ho assaggiato questo gelato alla ricotta con i fichi caramellati che è veramente eccezionale. Come la fai? Guarda, è una ricetta semplicissima. Ci metto il latte, la panna, lo zucchero, la ricotta fresca e poi gli aggiungo dei fichi caramellati. Quindi è tutta qua, è semplicissima. Buonissimo, complimenti. E poi ci metto un po' di passione. Ah, e quello non guasta mai, no? Prezzo sedersi in questo bar che prende il nome dalla piazza dei Priori. Colazione, pausa pranzo, aperitivo serale in una cornice unica.